Non è costante naturalmente perché sarebbe il massimo, però credo che sia diciamo un giocatore estroso e praticamente potrebbe fare di tutto, dal volo, dal punto, in pratica un giocatore completo, ecco. Vediamo un po' la bocciata di Pallino, mi sembra che abbia dichiarato il Pallino Mussini. Colpisce, non tanto buono il punto, però andare alla tavola non è mai molto facile. Chiamano 11, 10 Mussini. Il punto è preso. Vediamo un po' la distanza, è ancora prendibile, ma in effetti è Luca Ricci che si appresta a fare meglio. È difficile dire se passa o meno, passa giusto, vediamo se si ferma prima dell'asse. Millimetrica, probabilmente qualche millimetro prima di toccare l'asse. Marco Luraghi al tiro, una boccia molto importante per il proseguo della partita, la colpisce, passa dietro al pallino e addirittura fa 2 punti. Bocciata splendida di Marco Luraghi, realizza 2 punti. Boccia determinante questa. Se non prende dietro, ma questa volta non so se riesce a... Sì, passa, ah, leggermente. Si è... Ma, vediamo un po'. Buona anche questa. Bella giocata ancora, vedete, è incredibile. Diego Paleari appoggiato al muro del fondocampo, è incredulo di questa giocata da parte di Luca Ricci. Ecco, stiamo assistendo proprio sul finale, bocciata stupenda, anzi direi prima il punto di Ricci, poi la bocciata stupenda di Marco Luraghi. Ora sta a lui pensare come togliere questo punto. Però ricordo che mentre Luraghi e Paleari chiamano 11, Mussini, Ricci chiamano 10. Vedete inquadrato il presidente dell'Alto Verbano, Paolo Basile, e accanto a Paolo Signorini, vediamo, dichiara la boccia corta. È chiaro che non doveva muovere nulla in fondo. Tira la boccia sua, la colpisce, va più vicino, ma il punto rimane, crea comunque un gioco abbastanza stretto, cosa praticamente impossibile realizzare 2 punti. Forse assisteremo all'ultimo tiro, l'ultima tornata, la prossima, sul punteggio di 11 pari. Sembra corta, è molto corta, quindi, come vi dicevo, ultimo tiro, 11 pari. Boccia molto importante quella di Ricci, che dobbiamo dire si è superato nel tiro precedente, mettendo 2 punti a tavola veramente fondamentali per la possibilità di questa giocata. Questa non la gioca proprio bene. 8 finalisti, 8 coppie finaliste. A questo punto della partita, forse si fa sentire anche un po' di tensione. 11 pari. Vedete, questa boccia sembrava quella di Ricci, non tanto buona. C'è la misurazione, ma sembrerebbe che il punto non fosse fatto.
E in effetti l'arbitro vedete che agita il ditino dicendo di no. Vediamo un po' se questa è meglio, sicuramente. Ora Mussini deve fare in modo di non rovinare, diciamo, quello che ha fatto il suo compagno, anche se non una boccia buona. Non dovrebbe caricare la boccia del secondo punto. Se vorrà avere altre, guardate che deve mandar via le persone dai 4 metri, ed è questo, insomma, non va bene. Colpisce, vedete, molto bene, porta via la boccia pulita senza rimpallare, si appresta a tirare il pallino. Buono, va proprio nella zona dove è posizionata la boccia di Mussini. Si dispera un pochino Marco Luraghi, vedete anche il suo compagno è appoggiato come per dire purtroppo c'è andata male, tira di nuovo al pallino, lo colpisce e lo porta nel lato opposto della corsia dove ci sono due bocce, una è molto molto buona. Ora tocca a Mussini togliere le castagne dal fuoco, perché colpendo quella boccia può far partita subito. Vedete, hanno terminato le bocce Luraghi Paleari, mentre Ricci e Mussini ne hanno una per uno. Quindi colpendo Mussini innanzitutto allargherebbe il gioco, anche se rimane il punto per gli altri, per la coppia della rinascita. Vediamo Mussini. Ha colpito, il pallino si muove ancora, vediamo dove va, si ferma, due punti addirittura per Mussini. Partita molto molto bella e molto sentita, che si conclude per 12-11, passa il turno la coppia Mussini-Ricci della Brescia Bocce del Comitato Brescia Centro.